Spa, undicesima gara in campionato. Qui Pirelli porta la combinazione hard e medium. Tra le piste più veloci in calendario, Spa è molto impegnativa per le coperture, che devono far fronte a carichi di energia laterale e longitudinale molto elevati. Si pensi all'alta compressione dello Rouge, dove gli pneumatici anteriori sopportano il più alto carico verticale della stagione, 1000 kg. Per questo motivo, prima di scendere in pista, i pneumatici Pirelli vengono sottoposti a una serie approfondita di test indoor che ne verificano la resistenza e le performance. Sono tre le metodologie standard di test che provano lo stress delle coperture in condizioni limite. L'alta velocità. Lo pneumatico viene schiacciato e fatto girare su un tamburo ad altissime velocità. Successivamente si testano i carichi verticali. Su ogni copertura viene scaricata una forza verticale fino ad un massimo di 1000 kg. Infine si verificano gli angoli di camber fino ad un massimo di 5 gradi. A questi test standard, che simulano il comportamento dello pneumatico in rettilineo, si aggiunge una tipologia di test speciali che serve invece a riprodurre il comportamento in curva. In questo caso la gomma viene fatta sterzare e si applicano elevati angoli di deriva. C'è poi una seconda categoria di prove indoor che serve a misurare le performance dello pneumatico. Queste prove servono a confrontare diverse varianti di pneumatici e a capire ad esempio quale pneumatico ha più tenuta in curva o quale fornisce la trazione più alta. Per replicare il più fedelmente possibile le condizioni che le coperture troveranno in pista, prima dei test le gomme vengono tenute nelle termocoperte, proprio come avviene nei Gran Premi. I dati che Pirelli ricava da queste prove sono fondamentali per i team, perché consentono di avere una previsione del comportamento dello pneumatico in tutte le condizioni di utilizzo.